Bentrovati a tutti quanti, ben ritornati a Da Tu per Tu, la rubrica che, come ormai saprete, va a esplorare le vite dei nostri VIPs, dei nostri personaggi noti della città, della provincia, della regione. Oggi ha accettato il mio invito Max Berloffa, attualmente politico, ma soprattutto, forse, volto del Festival Studentesco. Ciao Martina, sì, credo di essere molto più conosciuto per il Festival che per la mia attività politica, in effetti. Ormai sono quanti anni che conduci il Festival? Ho perso il conto, però una quindicina. Vabbè. 15 anni, sì. Tutte le generazioni che sono passate da scuola ti conoscono. Sì, assolutamente sì. Sì. Ma oltre al festival, oltre alla tua vita politica, noi vogliamo sapere in 30 secondi chi è Max di tutti i giorni. Max è una persona semplice che si appassiona molto velocemente alle cose con cui viene a contatto, tipo il festival. L'ho conosciuto tanti anni fa e mi sono appassionato e mi ci dedico da 20 anni. Ovviamente anche un lavoro, perché queste sono le passioni, il festival è una passione, la politica è anche una passione. Ho un lavoro serio che svolgo regolarmente da tanti anni, lavoro per una grande industria alimentare. Possiamo dire quale, no? Ma possiamo anche dirlo, tanto ormai credo che è un'azienda talmente conosciuta che è la Barilla, quindi insomma la conoscono tutti, non credo che abbia bisogno di ulteriore pubblicità. Ho una famiglia, ho un figlio, quindi sono una persona molto molto normale. E prima di addentrarci nei fattacci tuoi seri, che invece ci faremo nei prossimi 10 minuti, devi fare come i tuoi predecessori, ovvero giurare sulla foto di Ezzi. Quindi aiuto. Devi appoggiare la tua manina sulla foto destra della nostra mummia, esatto, e dire che giurerai di dire tutta la verità e nient'altro che la verità. Giuro di dire tutta la verità e nient'altro che la verità. Giuri di rispondere a tutte le mie domande. Giuro di rispondere a tutte le tue. Conoscendoti questa cosa qua mi mette un po' in difficoltà, comunque va bene, lo farò, giuro. E giura anche che non mi toglierai il saluto una volta finita questa. Quello è la cosa che giuro con più facilità. A posto, allora. E allora iniziamo proprio dall'inizio. Quando e dove nasce Max Berloffa? Io nasco a Bolzano, 42 anni fa. Passano gli anni per tutti, da una famiglia semplice bolzanina, ho un fratello e la mia vita si è sviluppata completamente a Bolzano. A Bolzano, ho fatto quindi tutti gli studi, possiamo dire, qui a Bolzano. Ho iniziato gli studi a Trento, studi universitari, che però poi ho deciso di abbandonare per iniziare subito l'attività lavorativa e poi sono rimasto sempre a Bolzano. Attività lavorativa che è iniziato molto presto, quindi da giovane? Sì, giovanissimo. Infatti ho mollato l'università proprio perché avevo avuto un'offerta di lavoro che mi interessava e quindi ho iniziato da molto molto giovane. E dicevi prima hai un figlio. Ho un figlio. Si chiama Alessandro, 12 anni, di cui sono non fiero ma di più. È un bravissimo ragazzo che ha tante passioni anche lui. Qualcuna forse mi illudo di avergliela anche un po', diciamo così, aiutato a conoscere anche io, però è veramente un bravo ragazzo. E invece le tue passioni cosa fai nel tempo libero? Pratichi sport? Sì, beh oddio, di tempo libero ne rimane veramente poco, perché tra lavoro e la passione del festival, che occupa molto più di quelle che sono le serate che conoscono tutti perché ci impegna da settembre ad aprile più o meno. L'attività politica, poi sì, mi dedico chiaramente un po' alla famiglia e poi come attività sportiva mi piace correre, quindi appena ho un'oretta di tempo vado un po' a correre. Abito vicino ai prati del Talvera, quindi mi è molto comodo scendere da casa e farmi un'oretta di corsa. E correre in un bellissimo scenario, infatti. Oltretutto. E invece Max a casa, una mania particolare di Max, vogliamo sapere. Io sono, si può dire rompiballe in televisione? Ormai l'hai detto, penso di sì. Credo di essere proprio rompiballe perché sono un po' pignolo sulle cose e sono maniaco. Nel mio disordine voglio il mio ordine, quindi mi piace che le cose vengano fatte in un certo modo. E mi rendo conto a volte di imporre queste mie manie anche agli altri, però insomma il pacchetto questo è, il pacchetto Max è quello, quindi o lo prendi così o si compra o non si compra. Assolutamente sì. E sei credente, particolarmente credente o per nulla? Sono credente ma non praticante, nel senso a un modo mio credo in un Dio e non mi piace molto la Chiesa e come è strutturata. E se un giorno tuo figlio, quando crescerà, dovesse orientarsi verso un altro tipo di religione, ad esempio volesse diventare buddista? Assolutamente, guarda, io credo nella libertà delle persone, quindi spero che mio figlio abbia la mente sufficientemente libera e aperta per fare le scelte in maniera indipendente e senza condizionamenti dagli altri. Quindi lui sarà libero, non ha, da parte mia non avrà mai nessun tipo di spinta in una direzione o l'altra. E se ti dicesse che è gay? Assolutamente. Anzi, è un tema molto molto attuale, ci tengo, ne approfitto. Sì, certo. E sono assolutamente favorevole all'istituzione di una qualsivoglia, chiamatelo come vuole, legittimazione delle coppie di fatto, che poi è una sorta di contratto, no? Anche il certo. Matrimonio è un contratto. Magari per non toccare la sensibilità di qualcuno potremmo chiamarlo in maniera diversa, così risolviamo il problema. Però se una persona decide di vivere con una persona dello stesso sesso e condividere la propria vita
sotto tutti gli aspetti, a me che problema mi crea. Adozioni invece in questo senso? Questo è un tema un po' più delicato, perché come dicevo ritengo che ognuno debba vivere liberamente, ma fino a quando, fino al punto in cui la tua libertà non va a toccare o a incidere la libertà degli altri. In questo caso metto davanti a tutto l'interesse del bambino o della bambina adottata e onestamente faccio ancora un po' difficoltà a credere che possa essere una soluzione ideale per un bambino nella società come è strutturata oggi il fatto di avere una famiglia composta da due persone dello stesso sesso. Però ho cambiato idea tante volte su tanti argomenti nel corso degli anni, quindi nulla vieta che magari col passare del tempo possa aprirmi anche a un'idea diversa, certo. E se invece tuo figlio sempre ti dicesse che vuole andare al Grande Fratello? Mio figlio ha dei valori molto buoni, quindi mi fido di lui. Se volesse fare quell'esperienza, sono certo che questo non lo distoglierebbe dalle sue passioni, da quello che vuol fare nella vita, da quello che gli piace fare. Quindi come esperienza, perché no? Chiaro, magari lo aiuterei a fargli capire che non può essere la strada principale, ma come esperienza, insomma, se fosse proprio convinto, avrei qualche difficoltà a mettergli i bastoni tra le ruote, insomma. Le guardi tanto di televisione? No, molto poca, faccio fatica. Ho poco tempo, la guardo prevalentemente in seconda serata. E mi capita ogni tanto, anche perché onestamente sono forse i programmi più interessanti, ormai li fanno la sera sul tardi, quindi ogni tanto mi capita prima di addormentarmi di guardare un'oretta di televisione. Il tuo programma preferito? Sono dibattiti politici, dibattiti in genere, sì, ecco. Quelli che sono appunto in seconda serata, forse quelli che vengono seguiti un po' di meno. E il tuo film preferito invece? Oddio, film preferito? È tantissimo tempo che non guardo film. Mi è piaciuto tantissimo un film che si intitola Moon, che probabilmente non conosce quasi nessuno. Mi cogli è un film di qualche anno fa che ho visto. Fai conto che la particolarità di questo film è che c'è un unico attore in tutto il film. Deve essere divertentissimo. È molto molto interessante. Da molto interessante. Risate. No, da ridere no, però è veramente un bel film. Fatto veramente, non mi ricordo adesso il regista, mi dispiace. Però è un film veramente interessante. Moon. E invece cercalo. La tua musica preferita, i tuoi cantanti preferiti? Beh, io adoro gli U2 da sempre, li seguo fin dagli inizi, ero veramente giovane, mi ricordo che il primo album lo comprai nel 1982, ho 10 anni, quindi 30 anni fa. Caspita. Li ho seguiti anche in qualche concerto quando sono venuti in Italia. E poi mi piace anche tanto altra musica, però ecco, se devo dirti un cantante, un gruppo preferito, indubbiamente gli U2. E raccontaci in qualche parola invece la tua passione per il festival, cosa ti dà nella tua vita quotidiana il festival? Ma il festival ha la capacità di regalarmi ancora oggi le emozioni che ho vissuto su quel palcoscenico, cioè vivo le stesse emozioni che vivono i ragazzi che salgono sul palco, le faccio mie e mi riempie di soddisfazione quando vedo questi ragazzi che riescono a esprimersi sul palco o anche facendo qualsiasi altro tipo di attività nell'ambito del festival. E ti riconoscono per strada, visto che insomma la tua presenza al festival è più che nota? Sì, mi capita. Quello che mi dispiace tantissimo è che io non riconosco tutti, ovviamente, perché sono talmente tanti i ragazzi che hanno partecipato a questa manifestazione. È vero che presento da 15 anni, ma la curo assieme ad altre persone, non da solo, ci tengo a sottolinearlo, da 20 ormai. Ne sono passati talmente tanti ragazzi e alcuni in 20 anni sono anche cambiati un pochino, quindi diventa difficile, che a volte mi spiace, vedo che magari c'è uno scambio di sguardi, qualcosa, ma ricordarsi tutti, e mi dispiace veramente, lo ripeto, è praticamente impossibile. Vabbè, ci credo. Poi insomma ci sono quelli più o meno noti che sono passati per il festival. Ma c'è qualcuno che ha vinto per 5 anni di fila il festival, una ragazza un po' di anni che non la vedo, Martina si chiama, mi sembra. Se la vedi, guarda, salutamela, la conosco, tanto, perché è una carissima amica. Una persona eccezionale. E adesso per un botta e risposta molto veloce, dici parolacce? Poche, però ogni tanto sì. Qual è la più frequente? Poi la tagliamo. Cazzo e palle, sì. L'ultima sbronza che ti sei preso? Tantissimi anni fa, tanti, veramente tanti tanti anni fa. Sì, da ragazzo qualche sbronza l'ho fatta, e poi sbronze vere e proprie credo siano almeno 20 anni che non ho, 15. L'ultima volta dai. Che invece hai fatto veramente tardi e che sei tornato a casa veramente tardi? È capita abbastanza spesso, soprattutto per colpa del festival, sì. Per colpa del festival torniamo a casa anche alle 5 di mattina durante le serate. Sì, sì. E l'ultima persona a cui hai detto ti voglio bene? Mio figlio. Ovviamente. Ebbene, adesso visto che sei personaggio dell'Alto Adige, devi essere preparatissimo sull'Alto Adige, andiamo a chiudere con aiuto. Un quiz. E quindi ti vado a chiedere quali delle seguenti esperienze lavorative non ha ancora fatto l'alpinista Reinhold Messner. Non ha fatto il custode di un museo, l'insegnante o il politico?
Oddio, sai che mi metti in difficoltà? Questo. Il custode del museo, immagino. Esattamente, ha un museo, ma non ci ha fatto infatti, il custode. Infatti, non ho avuto il dubbio che magari lo abbia aperto lui il primo giorno l'inaugurazione. Tra una bottiglia di acqua e l'altra. Infatti. Max, a me non resta altro che ringraziarti tantissimo per la tua disponibilità e salutarti, e ci rincontreremo a breve in quel del festival. Assolutamente sì. E invece per chi ci sta guardando, a me non resta che rimandarvi alla prossima puntata di A Tu per Tu e augurarvi una buonissima serata. Arrivederci. Grazie, arrivederci.